È stato inaugurato il nuovo anno accademico 2018-2019 dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara con i riconoscimenti dell'Ordine della Minerva al paroliere Mogol e al giornalista Bruno Vespa che non ha potuto essere presente per impegni professionali. Nutrito il programma dell'evento con la cerimonia che si è aperta con l'intervento del magnifico rettore Sergio Caputi, a seguire i saluti di Enzo Fimiani, rappresentanza del personale tecnico amministrativo e di Simone Masce a nome degli studenti dell'Ateneo. C'è stata poi la prolusione ufficiale sul tema l'esplorazione dei pianeti, una sfida dell'Università d'Annunzio tenuta dal professor Gian Gabriele Ori e la testimonianza dei neolaureati, in particolare quella di Mattia Russell Pantalone. Soddisfatto il rettore Sergio Caputi. I propositi sono in linea con quello che ci eravamo detti lo scorso anno, l'implementazione di alcuni corsi di laurea, un miglioramento della macchina amministrativa del nostro Ateneo e andare a risolvere alcune questioni tra virgolette un po' spinose. C'è stato un importante riconoscimento per quel che riguarda le borse di studio alla D'Annunzio, vero? Sì, sui dottorati di ricerca siamo andati veramente molto bene, tant'è che nella graduatoria di quest'anno siamo stati i secondi nel paese e ci siamo collocati quindi alla fine al 16° posto su 60 università in graduatoria. Sono previsti altri corsi di laurea? Sì, ne abbiamo aperti quest'anno due nuovi, Scienze dell'alimentazione e Economia Analytics, ma quelli che apriremo invece tra un anno, abbiamo già avuto una sinergia molto molto bella con le università dell'Aquila, di Teramo e del Gran Sasso, abbiamo creato veramente un bellissimo gruppo di lavoro e dal canto nostro apriremo Digital Marketing, poi una laurea magistrale in Scienze Giuridiche dell'Impresa e Logopedia. Con Mogol stiamo costruendo un master insieme sul, tra virgolette, sul benessere. Gli studenti abruzzesi e anche di fuori continuano a scegliere l'Università d'Annunzio Chieti Pescara? Sì, continua il trend delle iscrizioni e delle matricolazioni è invariato, se non in lieve incremento, devo dire. Alla fine del discorso è sempre circa la metà degli studenti che viene da fuori regione e stiamo implementando anche gli arrivi dall'estero, in particolare dai paesi Balcani, dei Balcani.